appena terminato l'intervento, com'è andata? Benissimo. Senta, lei soffriva di presbiopia, una presbiopia esatto. molto forte. Sì, sì. Io ho qui un Infatti, testo, mi dice come lo leggeva prima e come lo vede ora? Prima dovevo allontanarmi. Adesso chiaramente c'è un po' di nebbia ancora, come mi ha detto il dottore, però riesco già a leggere il dottor Pinelli. Cioè, senz'altro meglio di prima che... Certo, e lo possiamo dire, lei è veramente uscito da 2 minuti, ma non è uno scherzo, l'ho appena visto uscire dalla sala. Senta, ha provato dolore? No, assolutamente. Indolore? Indolore. Che cosa ha visto? Questa luce molto forte? Sì, c'era una luce rossa che dovevo sempre fissare, no? Mi incoraggiavano, dicevano che ero bravo, sempre a star fermo, no? Quanto è durato? Ma penso 5 minuti per occhio. 5 minuti per occhio, ecco. Indolore, era esatto. teso? No, ero abbastanza rilassato perché dopo che l'aveva fatto mia moglie un po' di tempo fa, perciò ero già un po' pratico, diciamo, poi avevo molta fiducia nel dottore. Ecco. Come si sente ora? Bene. Dolore agli occhi? Assolutamente. Ora va a riposarsi? Un po' di fastidio, no, normale, no? Un po' di fastidio, sì. E come vede ora, un po' annebbiato? Un po' annebbiato ancora, che è una sì. cosa assolutamente normale. Ora sì, almeno lei come andrà, mi dice il dottore. Certo, ora lei andrà in albergo, si sì. riposerà e tra poco ritornerà e quindi vedremo e come sarà andato. Nel pomeriggio vi faccio una visita e vediamo. Dottore, il signore è appena uscito, appena subito questo intervento, anch'io, l'abbiamo intervistato. L'abbiamo intervistato e dice che si sente benissimo. Ci crediamo, non siamo amici, siamo diventati amici tramite la luce. Allora, la mia impressione, scusate, ma il mio beberone lo chiamo di verdura cruda, che poi ne parlerò in trasmissione. Quello che dico, faccio, poi ve lo prometto e lo mantengo, scusate. Il signore aveva una visione naturale con occhiali da vicino o braccio troppo corto, e sicché ha le braccia lunghe, è alto 1,90. Allora, cosa abbiamo fatto? Un bagno di fotoni, abbiamo usato delle Fentolasic Lux. Adesso io ho visto, e per quello che sono entrato, che sta leggendo, magari non benissimo, ma a una distanza ravvicinata. Fra 2 o 3 ore di riposo riuscirà a leggere così, almeno. Questo è quello che mi pare di vedere. Per quanto riguarda la nostra esperienza, qualche minuto insieme, ci siamo anche divertiti, avevamo la musica di James Brown. Tutto bene, buon riposo e grazie. Neanche Tom Cruise usciva così dal set.